Salve a tutti, sono Fabio Fioroni e desidero trovare un killer, non uno che uccida le persone fisicamente, desidero un killer amante della cultura e del turismo che elimini totalmente tutti quei fastidiosi disagi che attualmente le istituzioni con in testa comune e provincia di Arezzo stanno stupidamente costruendo con estrema facilità a danno dell'intera comunità aretina. La città di Arezzo sta subendo una crisi economica molto pesante a causa della perdita dei mercati che la sua immensa produzione orata aveva conquistato nel tempo ed adesso non si può permettere di perdere neppure un visitatore. Che tra l'altro sono caduta libera, ogni singolo euro che proviene dall'esterno è necessario per risollevare una città ed un comune intero. Eccoci quindi con la propria faccia, perché il fatto che cerco un killer non vuol dire che non ci metto la faccia, ce la metto come sempre. È solo per così, per vedere di rendere è proprio per rendere così un po' di satira, ecco, per rendere più meno grave e meno greve quello che sta succedendo nella città di Arezzo, che vi ricordo è una città bellissima, piena di opere d'arte che vale la pena veramente venire a visitare. Questi problemi che io con i nostri comitati stiamo denunciando è perché vogliamo fare dell'accoglienza ai turisti, ai visitatori della città di Arezzo, che nonostante tutto non sono pochi, devo dire, vogliamo migliorare l'accoglienza. Ecco per questo che vogliamo un killer, ma non perché elimini fisicamente il sindaco, il presidente della provincia o l'assessor Rucci, che ci sono di mezzo. Abbiamo denunciato l'assessore alla cultura turistica, impedisce attraverso una falsa comunicazione che non si può prenotare online gli affreschi di Piero La Francesca. Scusate, pensate un po' se Siena avesse la leggenda della Vera Croce dentro una delle sue chiese, se sarebbe possibile fare una cosa del genere. Ma a parte questo, io direi che a 50 anni dalla costruzione del muro di Berlino, a 22 anni dalla sua così distruzione, adesso si innalzano i muri. Si innalzano i muri, tant'è vero che io, così, anche per scherzare, ripeto, non voglio fare denunce gravi e grevi e basta. Ma pensate, ritorno sull'argomento della denuncia che ho fatto all'assessore alla cultura della provincia. Ma voi dopo 10 giorni, col Ferragosto di mezzo, avreste continuato a tenere una comunicazione che le prestazioni online non sono possibili, Piero Raggio, quando vi sono possibili? Va bene, comunque, a parte questo, a noi tutto questo ci sembra una grande mostruosità. A voi? Nonostante che ci siano state delle richieste precise, come ho dimostrato anche attraverso dei video, e ora divertiamoci un po' con questi muri che secondo me comune e provincia stanno alzando qui nella città di Arezzo, che vi invito comunque a venire a visitare, e mettete così nel conto che un po' divertire. E vi ricordo che dal 3 settembre una mostra, quella della sovrintendenza, su Giorgio Vasari per i suoi 500 anni sarà nel sottochiesa di San Francesco, e vi faremo vedere anche attraverso dei filmati, dei comunicati stampa, quello che sarà una cosa veramente molto interessante e anche molto innovativa. Quello del comune, ancora oggi siamo a 17, non si sa nulla, in poche ore non vedete nulla. Vi ci vuole 2 giorni per vedere solo quello che è all'interno della città. Pensate al territorio comunale, che è vasto, e con l'opera, ripeto, anche di Giorgio Vasari, che ci sono, di Piero della Francesca e della Robbia, ci sono dei itinerari molto interessanti, e quindi vi aspettiamo e nel frattempo vediamo se risolviamo questi stupidi problemi. Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là, che confusione. Guarda lì, guarda là, che maleducazione. Guarda lì, guarda là, che maleducazione.